Bravissimo Federer, aggressivo della risposta, subito il mini break per lui, 2-0. 2-0, Federer. Super Federer. Col dritto ha costruito il punto. Super, super. Bravissimo già con il back lungo riga costringere Fish, qua lo vediamo, ad accorciare. E poi diritto e schiaffa al volo. E come on finale. Che passante che ha trovato adesso, un angolo acuto incredibile. Con l'ace Roger Federer, 7-1, porta a casa il tiebreak del secondo set. Stanno per scoccare 2 ore di gioco, non sappiamo ancora chi vincerà questa finale di Cincinnati. Un set per parte, un tiebreak per parte, andiamo. Ma sai, in tanti parlano da mesi, per certi versi anche giustamente, di crisi, qualcuno addirittura è finito di qui e di là. Insomma, il giocatore è il numero due del mondo. Io vorrei essere finito. Quando avevano detto e scritto che era praticamente finito, ha vinto Roland Garros, Wimbledon è tornato numero uno del mondo. Sì. No, ma infatti. Forse si augura che lo riscrivano. Sì, ma poi l'hanno detto anche di Nadal, insomma, quando era stato. È stato quasi un anno senza. Quindi quando, un ti da, quando ti dà. Cosa ho visto? Lo vuoi rivedere, Paolo? Sì, la voglio rivedere. Ma voglio rivedere anche il passante tentato da Fish. Dopo una corsa pazzesca è riuscito anche questa volta a giocare un passantino stretto. Invece non te lo fanno rivedere. Non mi fanno rivedere poi nella gemma finale di Federer, che l'ha impreziosita con il taglio sotto. Siamo a 34 game senza break. È caduto, si è rialzato, ha giocato il passante. Sì, per fortuna non si è fatto niente. No, non si è fatto niente, ma. Ma la rapidità. Cioè, non è che è alto 1,62 m lui. Guarda. Perché qui vedi scivola, mette giù la mano. Ma come si è riorganizzato immediatamente. 4 pari al terzo della tua terza finale di un Master Series. Sì. Dici che rimbalzi? Sta a 5. Questa è la quinta, 0-4 lui. Da una sola Fish. Della partita al 35esimo game di questa finale. Federer strappa il servizio all'avversario e dopo il cambio di campo andrà a servire per il match. Sarà emozionato. Sarà disperato l'altro, visto si è messo una mano sulla testa, poverino. Marty Fish non è stato fortunato qui. No. Perché non tanto nella palla break, ma per come è maturato il break point. Sì, sì.
nel punto del 30 pari, del 40 pari. E adesso la grande chance per Roger Federer, quella di servire per il match sul 5-4 dopo 2 ore e 35 minuti di questa bella finale. Arriva la vera svolta, diciamo così. Sì, potenzialmente. Adesso vedremo come gestirà il momento, chi è più abituato ovviamente a gestire un momento così. E riassapora il gusto dolcissimo della vittoria Roger Federer. Sono passati 9 tornei da Melbourne, torna a vincere, vince una grandissima finale, due splendidi interpreti, vince in 2 ore e 40, 6-7, 7-6, 6-4 per Roger Federer. Questo è il 63esimo torneo vinto in carriera, solo il secondo quest'anno. Con 63 tornei vinti raggiunge al quinto posto della classifica di sempre Bjorn Borg, il 17esimo Master Series o Master 1000 che vince, e anche qui raggiunge qualcuno dei grandi della storia, perché raggiunge André Agassi nel computo delle vittorie in questa categoria di tornei. Per Mardy Fish, che ha giocato una grande partita, una grande finale, ancora una beffa. Questo torneo lo ha visto finalista 2 volte e 2 volte perde, se vuoi, in maniera amara. Aveva avuto 2 match point nel 2003 contro Andy Roddick, che qui ha concesso un solo break in tutta la partita. Ha giocato alla pari per 2 ore e 40 con Federer. Non è bastato.